Ciao amici e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Marianna e ogni settimana vi racconto la storia di persone scomparse, persone che sono letteralmente svanite nel nulla senza lasciare quasi nessuna traccia. Vi ricordo che lo scopo dei miei video è quello di dare voce, ma soprattutto ricordare i protagonisti di questi cosiddetti cold case, che sono dei casi irrisolti, rimasti sempre aperti, che aspettano soltanto di giungere ad una conclusione. Se questi video possono interessarvi, allora non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere gli ultimi aggiornamenti ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Per voi è un piccolo gesto, ma per me ha un grande significato perché in questo modo contribuirete a supportarmi nel mio percorso su YouTube. Grazie! Amici, spero tutto bene. Ci tenevo solo a dirvi, dato che me lo chiedete spesso sotto nei commenti e mi fa davvero tantissimo piacere, che anche io sto decisamente meglio rispetto ai primissimi mesi che, come sapete, sono stata davvero malissimo. Adesso le cose vanno decisamente meglio, la mia bimba cresce. Perché è una bambina, per chi non mi segue su Instagram, ho scoperto insomma che aspetto un'altra femminuccia perché io ho già una figlia e sono davvero contenta di poterle dare una sorellina. Mi chiedete anche di farvi vedere la mia panzotta come cresce, adesso vi farò vedere. E insomma, questo è tutto. Di tanto in tanto, visto che vi fa piacere, vi aggiornerò, però ecco, sono davvero adesso più tranquilla, più serena, mi sento meglio. Al momento va tutto bene e l'importante, insomma, è questo. Spero di continuare a stare bene e che vada sempre tutto per il meglio. Oggi, amici, vi racconterò una storia che vi farà arrabbiare tantissimo, quindi vi avviso prima. Perché oggi parliamo della storia della scomparsa di un'intera famiglia su cui è stato indagato a lungo, un caso in cui esiste effettivamente una pista anche parecchio attendibile, direi, e poi ovviamente lo sentirete nel corso della storia, ma che purtroppo ad oggi rimane ancora un caso irrisolto. Oggi, amici, parliamo della storia della scomparsa della famiglia Salomon. La famiglia Salomon è una normale famiglia di periferia composta da Saul Salomon di 35 anni, sua moglie Elaine di 39 anni, il loro figlio Mitchell di 9 anni e la figlia quindicenne di Elaine avuta da un precedente matrimonio di nome Michelle Ockman. La famiglia viveva in una zona tranquilla di Northridge, in California, precisamente in una strada chiamata Lassen Street. Northridge è un distretto della città statunitense di Los Angeles che conta poco più di 70.000 abitanti ed è purtroppo famosa per uno dei terremoti più distruttivi che la California meridionale abbia mai sperimentato. Un terremoto di magnitudo 6.7 avvenuto il 17 gennaio del 1994, con una durata di circa 10-20 secondi e la sua accelerazione massima al suolo è stata la più alta mai registrata strumentalmente in un'area urbana del Nord America, che provocò più di 9.000 feriti e circa 57 vittime. Nel 1971 Elaine, quindi la moglie di Saul, aveva 28 anni ed aveva appena divorziato dal suo precedente marito, quando una sera in un bar di Hollywood incontra Saul. L'uomo all'epoca aveva 24 anni, quindi 4 anni in meno di Elaine, ed era un immigrato israeliano appena arrivato nel paese che venne immediatamente catturato e conquistato dalla bellezza di Elaine. I due trascorsero la serata a parlare e a conoscersi meglio ed in breve tempo divennero inseparabili.
Iniziarono quindi a frequentarsi ed intrecciarono una relazione e dopo un po' di tempo Elaine decise di andare a vivere insieme a Saul ed insieme a sua figlia Michelle, avuta appunto dal precedente matrimonio, a Northridge, dove i due si sposarono ed ebbero il loro figlio Mitchell. Saul aveva trascorso il suo primo anno dopo essere arrivato negli Stati Uniti a guidare un taxi e a vendere enciclopedie, però dopo poco tempo riuscì ad aprire un'attività tutta sua in cui si occupava di riparare e riempire estintori ed in breve tempo iniziò a guadagnare talmente tanto da permettere ad Elaine di scegliere di rimanere a casa per crescere i figli. Nel loro vialetto di casa, infatti, non passavano di certo inosservate le auto costose come una Mercedes-Benz blu notte oppure una Rolls-Royce Bordeaux. La loro casa era sempre piena della più recente e migliore tecnologia che gli anni 80 avevano da offrire. I Salomon avevano proprio il gusto della bella vita. Statue greche circondavano la loro grande piscina. Sembrava che ci fossero sempre nuovi giocattoli, una TV a schermo grande, videoregistratori e vestiti all'ultima moda. E durante i pranzi occasionali fuori casa, Elaine e Saul portavano sempre i figli all'ultimo piano del Bonaventure Hotel, che era un lussuoso hotel in centro a Los Angeles. Elaine poi, con il passare del tempo e con i figli che erano ormai cresciuti, aveva iniziato a fare volontariato in una clinica locale, mentre Michelle, sua figlia adolescente, aveva stretto un bel rapporto di amicizia con Stacy, una vicina di casa che viveva in fondo alla strada e che nomino perché grazie a lei abbiamo un resoconto abbastanza dettagliato di ciò che è successo il giorno della scomparsa. I Salomon erano, a detta di tutti, una famiglia felice, perfettamente ordinaria e ben adattata. Ed il 12 ottobre del 1982 iniziò come un giorno qualunque. Trascorsero la giornata insieme ai genitori di Elaine e nel pomeriggio Saul disse a tutti che appunto quel pomeriggio sarebbe andato ad una sta di automobili insieme ad un suo socio in affari di nome Harvey Raider. Dopo che la famiglia ha cenato insieme ai genitori di Elaine, mentre Saul si era già recato a questa sta di automobili, Elaine, insieme a sua madre di nome Margaret e alla figlia Michelle, si sono recate ad una festa in costume a casa di alcuni amici, mentre il padre di Elaine, di nome Murray, è rimasto a casa a fare compagnia al bambino della coppia, quindi Mitchell, di 9 anni. Le donne fecero poi ritorno a casa intorno alle 22:30 e i genitori di Elaine se ne andarono. Più tardi, quella sera, Elaine ha chiacchierato al telefono con un'amica di nome Barbara, che ha successivamente dichiarato alla polizia che mentre parlavano al telefono qualcuno ha bussato alla porta di casa dei Salomon. Ed Elaine informò Barbara al telefono che era questo Harvey Raider, quindi il socio in affari di Saul, e che quindi suo marito probabilmente era tornato a casa, perciò doveva riattaccare, ma che l'avrebbe telefonata il giorno dopo. Quella chiamata però non è mai arrivata e da allora nessuno ha più parlato con Elaine e con nessun altro membro della famiglia. La sera successiva però i vicini notarono che la piscina di casa Salomon era straripata e si stava riversando in altri cortili. La famiglia che viveva dietro i Salomon però non li conosceva bene, nel senso che non erano in rapporti tali da scambiarsi il numero di telefono. Quindi decisero di rivolgersi ad un'altra vicina che viveva in fondo alla strada, che era la madre di Stacy, quell'amica di Michelle, che invece era in confidenza con i Salomon in modo che potesse aiutarli. La madre di Stacy quindi telefonò subito sia ad Elaine che a Saul, però non ricevette alcuna risposta. Date le circostanze, quindi la madre di Stacy e sua figlia si sono incamminate lungo la strada verso la casa della famiglia e hanno notato che la casa era particolarmente silenziosa, buia e soprattutto era chiusa. Nei dintorni di casa però c'era il cane di famiglia che è stato trovato inzuppato di acqua, credo appunto per la piscina che era straripata, e poi nel galetto c'erano parcheggiate il furgone giallo del lavoro di Sol e la Rolls-Royce. Mancava invece la Mercedes. A
A questo punto la madre di Stacy decise di contattare la madre di Elaine per chiederle se sapesse dove poter trovare la figlia in modo da avvisarla dell'inconveniente con la piscina. Però la madre di Elaine rispose che in effetti non sentiva la figlia dal giorno precedente, il che era un po' strano, visto che Elaine e sua madre erano sempre state molto legate ed era loro abitudine sentirsi più volte al giorno durante il giorno. Però a quel punto erano già diverse ore che la donna non aveva notizie di sua figlia. Quindi, dopo aver fatto un altro giro di telefonate tra amici e parenti, divenne presto chiaro che nessuno aveva più visto almeno uno dei membri della famiglia Salomon quel giorno. Elaine non si era presentata per andare a lavorare come volontaria presso quella clinica locale e Mitchell e Michelle quel giorno non erano andati a scuola. E la sensazione che qualcosa non andasse bene iniziò a diffondersi quando divenne ovvio che nessuno aveva loro notizie da almeno 24 ore. Fu proprio in quel momento, infatti, che venne finalmente contattata la polizia. Quando le autorità arrivarono sulla scena, notarono subito una casa particolarmente silenziosa, normale e apparentemente in ordine. La porta era chiusa a chiave, l'allarme antifurto non era stato attivato e non c'erano segni di effrazione. Uno sguardo intorno non mostrava nulla che non andasse, nessun segno di lotta, sembrava che non mancasse nulla, anzi sembrava che qualcuno sarebbe tornato a casa da un momento all'altro. Una volta all'interno, perché ovviamente la polizia decise di forzare la porta ed entrare nell'abitazione, sembrava tutto perfettamente in ordine, nulla era fuori posto. Nelle camere da letto i letti erano tutti ben fatti, finché non raggiunsero la camera della figlia Michelle. Sul letto di Michelle, infatti, mancavano le federe, le lenzuola e la trapunta, e c'erano piccoli schizzi di sangue sul materasso e sulla parete della camera. E stranamente, un pezzo di moquette era stato tagliato dal pavimento ed era stato coperto con un tappeto da bagno. E purtroppo le storie crime ci insegnano che questo non è per niente un buon segno. Nel cortile di casa si è poi scoperto che l'acqua sembrava essere stata impostata apposta per scorrere nella piscina. Non ho capito bene, forse attraverso un tubo oppure una pompa da giardino, però insomma sembrava che fosse stato fatto apposta per far straripare la piscina. Ed inoltre è stata trovata una mazza da baseball apparentemente pulita vicino al mobile bar. Tutto ciò era piuttosto insolito, però la polizia non considerava per il momento la scena come la scena di un crimine per mancanza di prove in tal senso. Nel 1982, infatti, l'analisi del DNA era in gran parte non disponibile, anche se comunque i componenti della famiglia Salomon vennero classificate come persone scomparse. Pochi giorni dopo, però, il 17 ottobre, lungo il lato della Antelope Valley Freeway, una persona che si stava recando al lavoro da quelle parti si è imbattuto in un portafoglio appartenente a uno dei Salomon lungo questa autostrada a circa 15 miglia di distanza dalla loro abitazione. Una successiva perquisizione da parte delle autorità, sempre in quel luogo, ha poi portato alla luce un altro portafoglio, oltre che documenti e foto personali appartenenti alla coppia. Il caso è stato quindi affidato alla sezione crimini maggiori della polizia e riclassificato come indagine attiva per omicidio. Tutto ciò infatti bastò per convincere la polizia che forse si trattava di un reato e che probabilmente i componenti della famiglia erano stati rapiti ed uccisi e che questi effetti personali erano stati volontariamente abbandonati in quel luogo, probabilmente dall'autore del reato. In questo periodo la notizia della loro scomparsa stava occupando i titoli dei giornali in modo importante, alimentando ogni sorta di voci. Si vociferava infatti che Saul fosse stato coinvolto nella mafia israeliana, che qualcosa del suo passato all'interno del comando delle forze armate israeliane fosse tornato a perseguitarlo, oppure che fosse un agente dell'intelligence israeliana o addirittura uno spacciatore. Insomma, le solite speculazioni che si fanno in casi di questo genere in cui ne viene fuori di ogni.
La polizia comunque nel frattempo aveva iniziato ad interrogare diversi membri della famiglia, fra cui anche alcuni amici e conoscenti, ed anche quel socio in affari di Saul, se vi ricordate quel Harvey Raider, che dalla testimonianza di Barbara, l'amica di Elaine che quella sera era al telefono con lei, era stato in pratica apparentemente l'ultima persona a vederla, a vedere almeno Elaine viva, visto che sappiamo che avevano bussato alla porta di casa quella sera e Elaine aveva detto a Barbara che era Harvey. L'uomo però si dichiarò subito innocente, affermando che quella sera, dopo l'asta di automobili, poco dopo le 18, aveva lasciato Saul in un ristorante israeliano e anzi insinuando personalmente che probabilmente la scomparsa della famiglia aveva qualcosa a che fare con la mafia israeliana, sostenendo che Saul fosse in realtà un trafficante di armi del mercato nero. Ma cerchiamo un attimo di capire meglio chi era questo Harvey Raider e che rapporti aveva con la famiglia. Harvey Raider era un cittadino originario britannico che possedeva una concessionaria di automobili, che era anche un'officina, a Reseda, in California, un'attività in cui Saul aveva investito 20.000 dollari. L'uomo però aveva anche diversi precedenti penali piuttosto pesanti. Indagando meglio, infatti, si scoprì che Raider era un delinquente somigliante a John Belushi, cresciuto per le strade di Londra. Era stato condannato per più di una dozzina di crimini in Inghilterra, inclusa la rapina a mano armata, ed era finito in prigione 9 volte. Nel 1980, 2 anni dopo essere arrivato negli Stati Uniti, era stato coinvolto nell'incendio doloso di Capodanno che rase al suolo la vistosa villa dello sceicco saudita Mohammed Al-Fassi sul Sunset Boulevard. L'incendio però era servito come copertura per un elaborato piano di frode assicurativa e per il furto delle opere d'arte dello sceicco. Harvey Raider però era stato talmente furbo da riuscire ad uscirne pulito e ad ottenere l'immunità in cambio della testimonianza contro i suoi amici complici di quel reato. Una volta arrivato in California era poi diventato il proprietario di Mister Motor, quindi questa officina di riparazioni automobilistiche a Reseda. Secondo varie testimonianze pare appunto che Saul si fosse successivamente messo in società con lui e che insieme a lui compravano auto usate alle aste che poi aggiustavano e rivendevano. Quando Raider è stato interrogato dalla polizia presentava alcuni graffi alle mani. E alla domanda di come se li fosse procurati, ha risposto che se li era fatti lavorando sulle auto. Raider però ha negato di essere in affari con Saul e che i due erano semplicemente amici e che quel giorno si erano recati insieme all'asta di automobili. Apparentemente quindi non c'erano prove che fosse in qualche modo coinvolto nella scomparsa della famiglia, anche se la polizia ha continuato ad interrogarlo e a sorvegliarlo, in modo insomma da tenere un po' sotto controllo la situazione. Le cose però sono diventate un po' sospette quando la polizia ha trovato la Mercedes di Saul nel garage della concessionaria di auto di Raider. Secondo Raider, però, la sera in cui aveva incontrato Saul, i due si erano semplicemente recati insieme a quest'asta di automobili a bordo del furgone giallo di Saul e che una volta terminata l'asta, Saul aveva chiesto ad Harvey di accompagnarlo ad un ristorante israeliano, cioè proprio di lasciarlo in questo ristorante israeliano. Dopodiché pare che l'uomo avesse chiesto all'amico di riportare il furgone giallo a casa e di chiedere le chiavi della Mercedes ad Elaine, quindi a sua moglie, in modo da poterla portare in officina perché aveva bisogno di alcune riparazioni. Ora non è specificato che tipo di riparazioni, però insomma il motivo è questo. L'uomo quindi ha negato categoricamente di avere a che fare qualcosa con la scomparsa della famiglia e anzi ha nuovamente ribadito alla polizia di indagare meglio su Saul perché appunto pare fosse un trafficante illegale di armi. Insomma, il bue che chiama cornuto all'asino.
C'erano però alcune discrepanze in questa versione fornita da Harvey che hanno fatto alzare alcuni campanelli d'allarme. Innanzitutto, l'asta di automobili pare fosse terminata alle 17 e non alle 18, come dichiarato da Harvey. In secondo luogo, il ristorante dove Harvey ha dichiarato di aver lasciato Saul quella sera risultava essere chiuso. E poi la sua storia era incoerente perché inizialmente dichiarò che Elaine gli aveva consegnato personalmente le chiavi della Mercedes, però successivamente disse che in realtà lui non aveva avuto proprio alcun tipo di contatto con Elaine perché Saul gli aveva lasciato le chiavi della Mercedes fuori casa all'interno della cassetta della posta. Tuttavia, però, nonostante questo, non c'erano prove schiaccianti per poter trattenere Raider e accusarlo di qualcosa, pertanto l'uomo venne rilasciato. Il caso era quindi arrivato ad un vicolo cieco, senza nuove piste o sospetti. Questo almeno finché Raider non comparve nuovamente sui radar della polizia. Nell'ottobre del 1983 la polizia infatti scoprì che un uomo di nome Ashley Paul, non so se si pronuncia così perché il cognome scritto Paul, ve lo scrivo qui, penso si pronunci Ashley Paul, comunque residente in Inghilterra, era in realtà un cugino di Harvey Raider. Ed era anche il suo braccio destro perché gli faceva insomma anche da autista o comunque gli aveva fatto da autista in passato all'epoca dei fatti. Convinti quindi che questo Paul sapesse di più di quanto si pensasse, sono volati più volte in Inghilterra per cercare di convincerlo a parlare di Raider. L'uomo però ogni volta restava in silenzio, apparentemente per paura di suo cugino. Alla fine però riuscirono a convincerlo e l'uomo cedette e dichiarò proprio alla polizia: "Sì, avete ragione, Harvey è uno psicopatico." Questo Paul dichiarò che il giorno della scomparsa della famiglia, quindi il 12 ottobre, Saul si trovava nell'ufficio della Mister Motor, quindi dell'officina di Raider. Nell'ufficio insieme a loro c'erano anche il proprietario di un'altra concessionaria di automobili di nome Jerry Baxter e altre due persone di origine italiana, di cui però Paul non ricordava il nome. Ad un certo punto però fra Saul e Raider iniziò una discussione perché Saul stava chiedendo a Raider di restituirgli i 20.000 dollari che aveva investito. La discussione però, secondo la testimonianza di questo Paul, pare che si fece velocemente molto accesa e che Raider estrasse una pistola sparando alla testa di Saul a sangue freddo e uccidendolo. Dopodiché infilò il corpo nel bagagliaio di una delle auto dell'officina. A quel punto allora Raider, Paul e questi italiani si sono recati presso la casa dei Salomon, dove, secondo la testimonianza di Paul, Raider pare abbia aggredito Elaine sbattendole la testa contro una sbarra di metallo e schiacciandole completamente il cranio. Dopodiché ha picchiato a morte Mitchell, quindi il figlio della coppia, e ha strangolato Michelle. Paul ha poi dichiarato che Raider e gli uomini sono usciti poi dalla casa, portando i corpi avvolti in delle lenzuola e mettendoli nel bagagliaio della Mercedes, dopodiché sono andati a seppellirli nel deserto. Apparentemente quindi Saul era stato ucciso durante un'accesa disputa finanziaria e i membri della famiglia erano stati poi successivamente uccisi semplicemente per metterli a tacere, così non avrebbero fatto domande. Paul ha poi detto alla polizia che era disposto a testimoniare contro Raider in cambio dell'immunità. Però la cosa non è andata a buon fine perché da quello che ho capito non è stato accettato come testimone dopo che non ha superato per ben 4 volte il test del poligrafo, che sarebbe la macchina della verità. L'uomo ha persino condotto gli inquirenti nei luoghi in cui, secondo lui, i corpi erano stati sepolti, però non è stato trovato assolutamente nulla. La polizia ha dichiarato:
Siamo andati nella zona deserta e lui stava cercando di mostrarci diverse aree dove pensava fossero sepolti i corpi, ma non ha funzionato. Mentiva e si capiva benissimo, oppure ci stava ripensando in quanto non voleva davvero che trovassimo i corpi perché pensava ad una possibile ritorsione. La polizia, comunque armata di questa nuova pista, decise quindi di perseguire Harvey Raider, arrestandolo ed accusandolo dell'omicidio della famiglia Salomon, però il processo non si svolse affatto bene. Non solo tutte le prove erano circostanziali, ma diversi testimoni avevano dichiarato di aver visto Saul in giro per la California. Però erano tutte voci non confermate, in pratica, come accade spesso nei casi di scomparsa, quelle segnalazioni che arrivano alla polizia che però poi non vengono confermate. Messi alle strette, comunque, a questo punto decisero, nonostante i test del poligrafo falliti, decisero di chiamare a testimoniare lo stesso Paul, però a questo punto l'uomo si rifiutò. L'accusa quindi sostanzialmente non aveva nulla su cui basarsi. Nessun corpo infatti era stato trovato nel punto indicato da Paul, nonostante le intense ricerche, e nessun corpo e nessun indizio era stato trovato perquisendo ad esempio la concessionaria di Raider e anche scavando sotto la concessionaria nella speranza di trovare ad esempio qualche corpo. In pratica non c'erano prove concrete che collegavano Raider alla sparizione della famiglia. Vennero condotti ben tre processi contro Raider. Il primo processo, iniziato nel maggio del 1989, si concluse con una giuria sospesa. Il secondo, iniziato il 4 gennaio del 1990, durò solo un giorno prima che venisse annullato. E il terzo, l'8 luglio del 1992, culminò con un verdetto di non colpevolezza. Quindi, alla fine, dopo due errori di processo, l'uomo venne assolto. Ad oggi, infatti, non si sa ancora cosa sia realmente accaduto alla famiglia Salomon e nessuno di loro è mai stato ritrovato. I genitori di Elaine hanno anche istituito un fondo fiduciario per finanziare una ricompensa, pubblicando annunci su diversi giornali ed offrendo 10.000 dollari per informazioni che portassero al ritrovamento della famiglia. Ora, esiste però in realtà anche un'altra teoria in merito alla loro scomparsa. Ve ne parlo brevemente perché è giusto che l'accenni in questo video. Alcune persone hanno infatti descritto nel corso della storia, quindi nel corso dello svolgimento del caso, la famiglia Salomon in modo totalmente diverso da come appariva. Nel senso che, secondo queste voci, pare che non fossero in realtà la famiglia felice di cui molti parlavano. Pare infatti che Saul viaggiasse spesso in Europa per lavoro, senza Elaine, accompagnato però da escort con cui andava a letto e che era invischiato in diverse attività illegali e sgradevoli. Secondo queste voci, pare che Elaine, lo sapesse, quindi che ne fosse a conoscenza e che fosse profondamente infelice e che per questo motivo era intenzionata a porre fine alla loro relazione. Quindi in pratica voleva lasciare Saul. Non molto tempo prima di scomparire, però, sembra che Elaine avesse confidato ad un'amica, se non ho capito male, o ad un membro della famiglia, di averci ripensato, di aver cioè elencato tutti i pro e i contro della decisione, di questa scelta di voler lasciare Saul e di aver capito che era una cattiva idea, perché non solo sarebbe rimasta senza un centesimo, ma con ogni probabilità Sol le avrebbe anche tolto i figli. Però ecco, questa era un'altra voce, un'altra teoria, una speculazione, insomma, priva di fondamento. Queste comunque sono tutte le informazioni che avevo da darvi sul caso di oggi. Come sempre, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi di questa storia. Io personalmente credo che nella sparizione di questa famiglia sia palesemente coinvolto questo socio in affari di Sol. Penso che sia la pista più attendibile, quella su cui ci sono più indizi. Purtroppo era il 1982, quindi le analisi forensi non erano poi così sviluppate come lo sono adesso, quindi tante tracce secondo me sono state un po' perse nel corso della storia, ecco. Probabilmente se questo caso si fosse verificato oggi ai giorni nostri,
con la tecnologia avanzata che abbiamo, quindi anche l'analisi del DNA, si sarebbero trovate sicuramente più tracce, più indizi, insomma, si sarebbe arrivato ad un dunque, secondo me. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi un like per supportarmi e soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Se volete, seguitemi anche su Instagram, mi trovate come marianna-molinaro, oppure su TikTok mi trovate come svaniti nel nulla. Grazie per essere arrivati fino a questo punto e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!